Ricordiamo qualche appuntamento per le prossime manifestazioni. Ci sono appuntamenti importanti a nome della Proloco, Rotunnella Fest. Rotunnella perché Rotunnella? Perché appunto è una manifestazione che mette in evidenza la caratteristica del nostro territorio, e cioè la produzione di olio, e l'olio viene prodotto proprio attraverso a Dalle Rotondelle, che è un'oliva particolare. E poi dopo Bottega d'Autore, che è ormai una festa consolidata, senza poi dimenticarci di un'altra manifestazione, che sono la festa delle bontà di bufala, un altro prodotto tipico delle nostre zone. E poi da partire dal 14 fino al 22 una serie di incontri che si faranno a Bosco Camerine, dove attraverso quattro percorsi, un percorso religioso, un percorso fantastico, un percorso leggendario e poi un percorso naturalistico, metteremo al centro dell'attenzione di tutti i turisti che stanno venendo in questa zona qui il nostro bosco, il Bosco Camerine. Percorso religioso, ricordiamo, perché la leggenda dice che nel Bosco Camerine sia stata ospitata Santa Sofia. Qui c'è il santuario di Santa Sofia. Santa Sofia, mentre fuggiva alla persecuzione dei Romani, si sarebbe praticamente rifugiata nel nostro bosco e poi protetta dagli albanellesi in un'area che si chiama appunto Area di Santa Sofia. Poi, andando via da Albanella, grata al popolo di albanellesi, la leggenda dice che abbia lasciato in dote agli albanellesi una rosa, la rosa di Santa Sofia, dai cui petali si estrae un'essenza che è l'essenza dell'eterna giovinezza. E noi stiamo coltivando questa rosa, la stiamo riprendendo e vogliamo appunto riprendere, far produrre queste essenze per proporle. È chiaramente un simbolo che potrebbe attrarre le nostre zone di turismo. E poi c'è un percorso leggendario, ricordiamo questa era zona di briganti, e poi c'è un percorso fantastico, abbiamo l'oasi Bosco Camerine, un classico esempio di bosco a cunicolo, dove uno entra e non vede il cielo, e in questo bosco noi vogliamo impiantare, vogliamo proporremo durante queste giornate dedicate al Bosco Camerine le fiabe del bosco, le fiabe di Hansel e Gretel, la fiaba di Biancaneve e i sette nani, tutte le fiabe che attraggono l'attenzione dei bambini, e i bambini oggigiorno portano turismo. E poi c'è il percorso naturalistico per chi ama la natura, dove presenteremo appunto flora e fauna. La flora, appunto la rosa di Santa Sofia, il corbezzolo e tutte le bellezze naturalistiche di questo bosco, e poi anche la fauna, quindi il tritone e tutti gli animali che troviamo lì dentro. Queste giornate saranno animate da un gruppo teatrale, musicale, folcloristico, eccetera. Lo stesso gruppo che ha organizzato le serate sul mare di Ischia, le serate dell'Odissea sul mare di Ischia, lo stesso gruppo che organizza il Festival di Sermoneta, coadiuvati, coordinati dalla famosa attrice Rosaria De Cicco, quella che è l'attrice che ha fatto Le Fate Ignoranti, ha presentato l'ultimo Capodanno a Salerno, eccetera. Quindi davvero davvero un importante evento nell'Oasi Bosco Camerine. Ma a parte questo c'è l'aspetto gastronomico, che sarà un aspetto gastronomico di grande interesse, in quanto proporremo dei piatti particolari, i piatti del bosco. La Proloco organizzerà un festival chiamato Rotunnella Fest, che sarà un contenitore della giornata promozionale dell'olio d'oliva che si terrà a dicembre, si tiene a dicembre ormai da 23 anni, il primo fine settimana di dicembre, e quella che è la cultura, la musica con Bottega d'Autore. Quindi mettendo insieme queste due manifestazioni è nato il Rotunnella Fest. Rotunnella perché proprio vogliamo dare quell'identità al territorio che è l'oliva, è l'olio. Infatti, come tutti sappiamo, la Rotondella è l'oliva di Albanella. Le serate saranno dal 6 al 9, il 6 avremo Giuliano Gabriele e Iovine, musica rap, reg. Il 7 abbiamo i Foia e Maldestro.
l'8 il mitico Peppe Barra e il 9 ci sarà il caffè letterario con Diego De Silva. Tante le manifestazioni, abbiamo sentito il sindaco che ha illustrato tutte quante quelle che sono le iniziative organizzate per quest'estate albanellese. Vogliamo dare nel dettaglio quello che è il calendario di queste manifestazioni? Spero di ricordarle tutte perché sono molteplici quest'anno e sono anche variegate. Dall'8 al 14 agosto abbiamo la festa delle bontà di bufala che rappresenta la valorizzazione, la promozione di uno dei nostri prodotti locali, la mozzarella. E poi dal 14 al 22 questa una neo manifestazione organizzata presso l'Oase di Bosco Camerine denominata il Bosco Incantate. Poi proseguiamo con un'altra bella manifestazione che è quest'anno nella prima edizione di Artisti di Strada che si terrà il 24 e il 25 agosto. Il 25 e il 26 agosto si terrà una manifestazione che non è la prima edizione, che ha un ampio importanza e impatto sociale, denominata Una giornata per Vito e per la vita, proposta dall'Associazione La Panchina in onore del piccolo Vito che purtroppo è andato in cielo a far parte degli angeli del cielo.